Vediamo un po'. Questo prodotto dovrebbe aggiustarmi la faccia. Ma che cosa ne sto facendo della mia vita? Non è male, eh? Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fanksy. Vi prego non mi insultate. Visto che la mia faccia già... non ha più senso di esistere, soprattutto i capelli. Spero che faccia anche qualcosa lì, perché se no la soluzione è rasarmi a zero. Magari questo effettivamente può funzionare. E sembrerebbe fare un ottimo lavoro. Non è che mi lascia i buchi in faccia, ci manca solo quello, che poi sembra una grattugia. Comunque, non siamo di certo qui a massaggiare i testicoli ai tori. Ma oggi, ragazzi, siamo su un argomento serio. Immagino che tutti quanti voi amiate le piscine, vero? Bene, dopo oggi non credo proprio, perché andremo a vedere delle piscine che... abbastanza pericolose. Ma non solo, ci saranno anche degli scivoli che quelli proprio... per quanto mi riguarda potrebbero non esistere più da domani. Per cui non perdiamoci in frivolezze e iniziamo subito! Frivolezze l'ho imparato ieri. Non sto scherzando. Credo che abbia già causato dei danni. Il movimento, no? Deve avermi spostato il cervello, essendo che balla ogni tanto. Perfetto, ragazzi! Ed eccoci qua. Posso dire che credo di aver sbagliato video? Ah, devo dire che qua non abbiamo né piscine e né scivoli pericolosi, ma la roba che... Cioè, amico mio, hai dei problemi che fatti aiutare il prima possibile. Ma, cioè, seriamente, si è tuffato in un lago ghiacciato. Ma quanto è fiero! Com'è possibile che tu sia ancora vivo? L'avessi fatto io dopo 2 metri, mi sarei trasformato in un ghiacciolo gusto anice. No, la vera che questa roba non credo sia fattibile. Cioè, è proprio contento di fare questa roba, eh. Immaginatevi il freddo, cioè io... Possiamo andarci a bere una birra. Amico mio, hai dei superpoteri. Io quando esco di casa a ottobre con le Bermuda già ho freddo, figurati questo. Ci saranno meno 58 gradi. Stile rana, come se nulla fosse. Beh, vabbè, date subito il premio Nobel a quest'uomo per essere un po' deficiente, se posso dire la mia, perché... Potresti anche giocare alla PlayStation 5, sarebbe molto più semplice. Invece no! È una piscina pericolosa. E ce la facciamo andare bene anche se è un lago gigantesco, ghiacciato. Però quello che sta facendo non è proprio normalissimo. Quindi ce la facciamo andare bene. Complimenti, amico. Che ti devo dire? Tra l'altro la mascherina è bellissima. Sembri Batman che sta nuotando. Cioè, solo a guardarlo mi vengono i brividi sul coccige. Ma non importa, proseguiamo. Questa volta sembrerebbe in una piscina, eh. Preferisco il lago ghiacciato. No, ragazzi, vi prego, eh. Mi viene l'ansia. Queste piscine sono un qualcosa di terribile. Ecco, siamo già a 13 metri di profondità. Ma vedete questa roba? No! Cioè, proprio si tuffa giù senza sapere dove sta andando a finire. Siamo a 15 metri. Ma perché non vai in una piscina alta 2 metri, quella per i bambini? Sarebbe molto più semplice. Invece no! Dobbiamo andare... Cioè, che poi guardi giù, vedi il buio più totale. Questa scende fino a 42 metri. Ouch! Ma lo... Oh, flossen! Per quanto mi riguarda, questa scritta è araba. Non ci ho capito niente, ma credo che voglia dire... Sto facendo una stronzata. Voglio sapere se voi fareste mai una cosa del genere. Cioè, io piuttosto... Bacio una foca monaca in bocca. Se... No! Cioè, che per quanto mi riguarda sarebbe già orribile scendere, che poi dici... Mi manca il fiato, poi magari succede qualcosa, rimango giù, non riescono più a recuperarmi. Freyer Fall! Ok. Guarda! Sono il padrone del mondo! Ma allo stesso tempo starà pensando... Porca cacca, perché non mi hai fermato? Poi magari è una cosa sicura, sono io che mi faccio prendere male a caso, però... Io nel dubbio evito! Ecco! Siamo con gli scivoli questa volta, ragazzi. Questo poi non ne parliamo, cioè... Dovrebbero ficcarmi dentro con una violenza incredibile e darmi anche un calcio in testa nella speranza che io muoia, se no non scendo, proprio. Vai, ti fidi, sei sicuro? A quanto pare sì, ecco, ed è risalito, secondo me non vuole farlo, l'hanno costretto gli amici. Madonna, scendi a 8.000 km/h, manco un jet privato! Ipotizziamo che metti male la gamba, non ti esplode?
Ma perché mi si muove la testa? È il mio naso che sta ballando? E anche qui, ragazzi, una roba allucinante, cioè proprio, ma col cazzo. Non dire parolacce. Ma proprio no, sto benissimo così, piuttosto mi metto dentro la vasca e inizio a muovermi come un delfino che ha le convulsioni. Penso che sia più divertente. Ma che cacao. Ma perché fate ste cose? So che però c'è un botto di gente che si diverte un sacco a fare gli scivoli d'acqua. Ma perché? Cioè, mi è inconcepibile. Guarda questa, ma dove cavolo sei? No, ragazzi, pensa se da sotto appare uno squalo con la bocca giga. Cioè, proprio si è lasciato morire. Arrivederci, lasciatemi stare. Dov'è che ti trovi esattamente? Anche qua, comunque, non credo che sia una piscina o uno scivolo. Penso che sia più il mare. Anche questa roba io personalmente non riuscirei mai a farla. Lasciarmi e sperare che vada tutto bene. Poi non tocchi il fondo e continui a scendere. Vedi la superficie che si allontana. Dici, boh, è andata, è stato un piacere. E poi, per carità, bellissima esperienza, l'acqua pulita, i pesci che ti passano tra le chiappe. Questo forse no, potresti avere un deretano strano. Però, tutto quanto, ma... cioè, proprio non ci tengo. Comunque, da come parlo, cioè, sono proprio una persona triste. Grande prova per questo ragazzo, complimenti anche a te, come l'altro che si fa il bagno nei laghi ghiacciati. Secondo me, avete entrambi dei problemi, però... bravi, che vi devo dire? Io nel dubbio lascio per... ma che c***o? Quest'acqua è un po' strana. Riesci a camminare? Grande prova di nuoto. Questo potrebbe andare alle Olimpiadi. Ma quanto è contento di essere sott'acqua? No, però scusate, cos'è sta succedendo? La fisica è esplosa. Perché queste persone riescono a camminare come se nulla fosse sott'acqua? Ah! L'avevamo già vista una volta. Praticamente... c'è l'acqua soltanto in superficie, ma sotto non c'è nulla. E quindi puoi fare queste cose. Come quest'uomo che si sta divertendo un mondo. Ecco, di nuovo. No, questo è orribile, ragazzi. Addio, è stato bello, amici miei. No, fatti il segno della croce, forse ti conviene. Si sta cagando in mano, raga. Fatemi uscire. One. Raga. Questo è anche peggio. Madonna, che cosa schifosa. Cioè, è arrivato giù in 4 secondi. No, non fare versi. Secondo me appena entrato aveva pensato, ma porca vacca, ma non sarebbe stato meglio andare a fare la spesa al Lidl piuttosto che stare qua? Però ormai era troppo tardi, la capsula sarà chiusa. E noi speriamo bene, che vi devo dire? No, raga, ha perso un anno di vita come minimo. È sbiancatissimo. Poi il countdown proprio. Almeno te lo puoi aspettare quando stai per cadere, però è comunque bruttissima come cosa. Cioè, non vedi nulla! Vedi soltanto acqua e... boh, chi l'ha creato è proprio cattivo dentro. Va bene, ragazzi! Per oggi diciamo che possiamo concludere qua. Abbiamo visto abbastanza, mi è venuta l'ansia. Almeno mi rilasso un po'. Voglio sapere la vostra. Siete persone che amano gli scivoli d'acqua, le piscine strane, oppure siete tipo come me, persone tristi? Ma in realtà sono abbastanza certo che tutti quanti voi amiate alla follia queste cose. E non so come sia possibile. Non so perché, tra l'altro, ho rutto a caso. Credo di avere dei problemi allo stomaco. Però, ragazzi, lo sapete che cosa succede adesso, vero? Esattamente, vado a salutare Stolfo Mattia, Martina Marini, Demetra Sperindio e Giacomo Borella. Ciao ragazzi, è il VC3 di oggi. Martina Marini, grandissima. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.